Lei è la signora Maria e, insieme a suo nipote Antonio, il nostro complice, sta preparando il pranzo. Ignara che sta per ricevere la visita degli imbucati. Facciamo subito, signora, non si preoccupi. Le bestie sono riuscite a intrufolarsi in casa della signora vestiti da preti. Il loro obiettivo è farle credere che la messa non si terrà più in chiesa, ma verrà fatta a domicilio. Ma che è una pizza! Sì. Ma è il signore che lo dice. Sì. Fermi! Tenete bene a mente questa frase. Verrà pronunciata senza alcun motivo. Il sabato o la domenica. Perfetto, è il signore che lo dice. Appunto. E ora cosa faranno questi due mentecatti? Vogliamo cominciare con un momento di preghiera. Ah, la preghiera, un momento serio e profondo. La speranza con questa preghiera vola, vola, con quanto fiato in gola, il buio si confonde, qualcuno si innamora, la notte vola. Ma cos'è la Cuccarini? Ma cosa c'entra? Sono in questo mio percorso lungo e perpetuo chiamato vita. Da quando Sansena non corre più, da quando San Maggio non gioca più, non è più domenica. Ma che stiamo a Sanremo? E continuano! Allora, rivolgiamo una preghiera per tutte le persone meno fortunate di noi. Oggi preghiamo per Gino, che a causa della pioggia non esce più di casa, e aspettiamo insieme a lui la primavera. Diciamo tutti insieme: non può chiovere per sempre. Non credo alle mie orecchie. Anche per il nostro fratello Franco, che ha problemi di narcolessia. Di sonno, non riesce più, insomma, a chiudere occhio nel giorno, nella notte. E diciamo tutti insieme: da passare la nottata. No, vabbè, siamo alla sagra della minchiata. Alleluia, alleluia, alleluia. No, non distruggeteci i timpani. Alleluia, alleluia. Ma cantano pure. Alleluia, alleluia. La signora è sconcertata. Alleluia, alleluia, alleluia. E vamo avanti. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aumenta? Alleluia, ma che state alleluia, allo stadio? Tutti su. Alleluia, alleluia, alleluia. Ci manca solo la tromba. Alleluia. Che degrado. Adesso concludiamo con la benedizione. Signora, serve un bicchiere con l'acqua e un cucchiaio. Gentilmente. Grazie mille. No. Lo sta facendo sul serio? Un'autobenedizione di casa sua? Con l'acqua del rubinetto! Auguri per Pasqua! Anche a lei, buona Pasqua. È il signore che lo dice. Gli auguri! E ora filate, andate via! Condividere è il signore che lo dice. Allora, e basta! Alleluia, alleluia, alleluia! Sì. Se ne vanno alleluia, cantando, alleluia, sono basito. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Il signore che lo dice, alleluia. E la signora accetterà la messa a domicilio? Si può disposta a farli venire qua a casa? No. Brava Maria, non dia retta a questi due bifolchi. Non sono due preti, sono soltanto imbucati.